l'aneddoto o la storia sulla story, gioielleria. Ora, no. non ho l'immagine della So the gioielleria. jewelry Ora, store la gioielleria, questa storia, tutti voi sicuramente course. Avrete comprato gioielli, qualcuno di voi avrà comprato gioielleria da design, eccetera. Ebbene, a una asta alla corsa dei cavalli, una gioielleria veramente in un luogo unico, unico. Di spesso ci sono queste aste di cavalli da corsa e noi andiamo per quindi aggiudicarci dei cavalli, no? Tuttavia, tutte quelle persone che vanno all'asta di solito ci vanno con la moglie e molti hanno tanti cavalli quanti ne ho io. Di solito il copione della conversazione fra marito e moglie è questo: acquisterai un altro cavallo? No, assolutamente no. Quindi questa è la conversazione standard. Vado all'asta soltanto per tenere compagnia a Charlie. Poi a casa di Charlie. Forse l'hai già sentito in giro, ma Frank Merenda ha finalmente portato in Italia quello che viene definito il tesoro del marketing a risposta diretta. Una piccola perla che The Millionaire Maker, il fabbricante di milionari, ha ideato nel lontano 1995. Di cosa sto parlando? Dell'unica originale newsletter mensile scritta da Dan Kennedy di suo pugno. Sono arrivati, tradotti per la prima volta in Italia, i principi fondamentali di uno dei più grandi maestri del marketing di tutti i tempi. Non ci sono trucchetti o piccole tecniche che valgono oggi e spariscono domani, ma i principi eterni del marketing. Validi online e offline, attraverso qualsiasi crisi economica e cambio radicale del mercato. Tutti i più grandi formatori di marketing mondiali hanno nella loro libreria volumi e volumi di Dan Kennedy. Lui è l'origine del marketing a risposta diretta. Per un attimo, 2 anni fa, il mondo del marketing e dell'imprenditoria mondiale ha temuto il peggio, quando le condizioni di salute di Dan sono peggiorate improvvisamente. Ma nel suo perfetto stile cowboy, Dan si è ripreso. È tornato in pista, con la più straordinaria newsletter lui abbia mai creato. L'unica scritta davvero di suo pugno. Per questo Frank Merenda ha deciso che il rischio che abbiamo corso è stato troppo grande per vederlo ripetersi. Il pericolo di perdere i contenuti dell'uomo che ha cambiato le sorti a migliaia di imprenditori ha spinto Frank a portare in Italia la sua newsletter. E tu, oggi, hai la possibilità di averla ad un prezzo straordinario. Infatti, se ti abboni ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon, avrai il volume del mese corrente, un volume in regalo direttamente a casa tua, che avrai anche in formato digitale. Una lezione di Dan Kennedy mai venduta prima, in formato video nella tua area riservata. La prima lezione di The Secret Box, il colloquio fra il genio americano e quello italiano di Frank Merenda. Tutto questo ad un prezzo irripetibile. Cosa aspetti? Abbonati ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon. Disdici quando vuoi e lo ricevi comodamente a casa tua. Clicca subito il link qui sotto e non perdere l'offerta speciale. Si dice invece, no, vado solo lì con Dan perché voglio tenergli compagnia, lo voglio accompagnare. Ebbene, questa è una conversazione che avviene in 300 case, fra 300 famiglie, quindi fino a quando quelle famiglie arrivano all'asta, ok? Alla fine della giornata, quando si ritorna a casa, con un cavallo naturalmente, un cavallo al guinzaglio, quel cavallo che non avresti mai comprato in base a quello che avevi detto prima. Ebbene, il principio della distruzione è solo questo. Quindi magari se tu fai qualcosa di molto strano, tua moglie non si rende conto che c'hai il cavallo al guinzaglio. Ebbene, magari anche se arrivi magari con un gioiello grandissimo non se ne accorge. Infatti ci sono sempre gioiellerie vicino alla casa dell'asta, proprio vicino all'asta, ok? E non è neanche una gioielleria per cavalli, sono gioielli veri e propri. E l'elasticità di prezzi in questo caso è tiratissima, è elevatissima, perché se hai speso $20,000 per un cavallo e vuoi distrarre tua moglie in modo tale che non si accorga, bene, devi comprare un anello molto molto costoso, no? Quindi quando lo riceve deve capire che è molto costoso. Se non capisce che è molto costoso e molto prezioso, sarai nei guai. Ebbene, questa persona, il proprietario di questa gioielleria, aveva 8 gioiellerie nello stato dell'Ohio.
e nel, la gioielleria che c'era vicino alla casa d'asta, ebbene, aveva un multiplo rispetto al dollaro per metro quadro. Secondo voi qual era il multiplo per metro quadro? 23 volte, questo era il multiplo del negozio vicino alla casa d'asta, ok? 23 volte, più dollari per ogni metro quadro, anzi piede quadro in questo caso. L'utile netto per anno solare, quello vicino alla casa dell'asta, quindi forniva a lui più reddito netto dei due negozi che aveva invece nei centri commerciali aperti 7 giorni alla settimana. Quindi l'elasticità dei prezzi in questo caso era estrema, perché nessuno di noi che andava a comprare lì chiedeva mai qual era il prezzo, proprio perché ci trovavamo in quella location particolare. Bastava trovare un gioiello che non avevamo ancora regalato a nostra moglie e che magari incontrava i suoi gusti, per dire: ok, voglio quello. Questo è il modo in cui il luogo condiziona l'elasticità dei prezzi. Quindi dovete cercare di capire come questa cosa può essere applicata anche alla mia azienda, al mio business. Magari è anche il luogo dove ti siedi con il tuo potenziale cliente per fare la trattativa. Potrebbe essere il design della stanza, dell'ufficio, oppure potresti avere una scrivania particolare di design, oppure una scrivania piena di cose. Quando entro nello studio dei dentisti, ebbene, c'è subito un bar che vende caffè italiano, c'è un grande pianoforte a coda, un caffè, qualcuno che ti offre un croissant, un drink, e la persona quindi non va semplicemente a un desk dove gli viene dato un modulo da compilare. Ebbene, viene accolta in questo modo, e questo cambia la dinamica del prezzo determinata dal luogo, dalla location. Quindi il luogo è molto importante, pertanto è un fattore che non dovete sottostimare. E potete ricordarvene così, sulla base di questa storia, questa sorella che vi ho raccontato sulla palla di gomma. Adesso vediamo le strategie di processo. Quindi abbiamo guardato il luogo, adesso consideriamo il processo. Le strategie del processo sono molto importanti. Dove una cosa viene venduta e il modo in cui viene venduta, ebbene, questi due fattori sono molto importanti. Che lo sappiate o no, non sono sicuro se lo sapete, ma avete conosciuto probabilmente Tupperware, no? Se voi, vostra madre, vostra moglie è stata ad un party Tupperware, alzate la mano. Quindi se avete mai sentito parlare di Tupperware, alzate la mano. Quindi vedo che 70-80% delle mani si sono alzate, quindi la conoscete. Quindi posso utilizzare questo esempio. Io sono un azionista di Tupperware, conosco anche il CEO della società. E adesso voglio dirvi che cosa c'è di importante in Tupperware. Ok, il prodotto è un buon prodotto. È possibile anche prendere questi contenitori, ribaltarli, e sono assolutamente ermetici. Quando si aprono fanno un rumore pop e si capisce che sono ben sigillati, però non si tratta, si tratta soltanto di un semplice contenitore di plastica, è semplicemente questo. E possiamo andare in qualsiasi casa e qui troviamo contenitori. Possiamo andare in qualunque negozio di casalinghi e troviamo degli articoli simili, no? Il cui coperchio non si stacca, che sono ermetici, ma costano un decimo di quello che costa Tupperware. E Tupperware è una società che prospera, che ha davvero dei eccellenti risultati, una eccellente performance in tutto il mondo. E questo dipende dal luogo, ancora una volta. Loro vendono ad una platea di tipo captive. Che cosa avviene quando viene organizzato questo party casalingo? Non ci sono mai stato, tuttavia, però mi è stato raccontato che cosa accade quindi durante questi party. 9 volte su 10 si va a casa di amici dove viene tenuto questo party. Pertanto, tu decidi anticipatamente che non sarai quell'amico pessimo che va lì a casa, beve il vino, mangia quei cracker fantastici con un po' di salsina sopra e poi dopo non compra niente, se ne va a casa a mani vuote. Quindi tu decidi già preventivamente che andrai lì e comprerai qualcosa. È già predeterminato, hai già fatto questa scelta. E poi a quel punto arrivi a casa dell'amico o del conoscente e sei lì nel salotto per
per 3 ore, sei una sorta di prigioniero, sei captive, sei tenuto in cattività. Non sei in un negozio dove hai la possibilità di prendere un altro articolo di un'altra marca, comparare la qualità e il prezzo. No, lì trovi solo Tupperware. E sei lì prigioniero per 2-3 ore, devi stare lì. Quindi ti annoi naturalmente, a meno che tu non acquisti. Quindi tutti vanno lì, avendo già predeterminato di comprare qualcosa, io sono un bravo amico, e dopo 2 ore ti trovi ad aver comprato non soltanto una cosa, ma 2, 3, 4, perché non c'era altro da fare se non comprare quello che ti veniva mostrato, quello che ti veniva commercializzato. Quindi rimani lì 2-3 ore a fare niente, e in più in quell'ambiente lì, quella centrifuga per l'insalata, la cui maniglia è comandata dal cellulare, e mentre asciuga l'insalata oppure miscola l'insalata e mette una musica, ebbene questa cosa qui ti attrae, no? Allora sei lì per 2 ore, vedi questa dimostrazione e ti dici: ma mi piacerebbe proprio avere una cosa così. Ebbene, questo non potrebbe accadere nel negozio, no? Bene, magari la guardi, ti metti a ridere. Bene, questa sarebbe la tua reazione se tu fossi in un negozio. Ma lì, in quel salotto, in quella casa, ebbene, tutto acquisisce un significato diverso. E allora ti dici: ma a Marzia piacerà sicuramente questa cosa, dai, la compro. Quindi le persone escono da questo party con grandi borse di Tupperware. Hanno acquistato 10 volte di più di quello che volevano acquistare, hanno speso 10 volte di più di quello che avrebbero speso in un negozio normale, comprando qualcosa di diverso ma assolutamente equivalente. Quindi Tupperware lo sa, ci sono delle competenze chiave, critiche nel loro business. Non hanno inventato nulla di particolare, non hanno disegnato nulla, non hanno progettato nulla di esclusivo. Le loro competenze critiche sono il loro processo di marketing, processo di commercializzazione, lì che sono davvero eccellenti. Vi sto dando delle informazioni che conosco benissimo, non è semplicemente un dato che ho preso da qualche parte. Loro dicono: noi siamo molto bravi a reclutare donne che possono organizzare questi party casalinghi, e sono più brave di quello che chiunque potrebbe pensare. Quindi donne brave, brave, competenti nel fare questa cosa. In secondo luogo abbiamo un party molto molto efficace. Quindi c'è un copione, quindi se seguono il copione, se seguono tutte le indicazioni per la dimostrazione, questo funziona. E poi, in terzo luogo, abbiamo un processo eccellente per fare sì che un party porti almeno un altro party. Quindi da un party ne nasce un altro, si chiama. E questo alimenta una catena di introiti infinita. Pensano in termini di referral. Quindi acquisendo questi referral dai loro clienti, e lo fanno con un processo eccellente, e la loro strategia è consa in una catena infinita. Quindi tu sei una signora che vende Tupperware. Quindi anche se hai soltanto un'amica, se hai una personalità terribile, i tuoi collaboratori ti criticano, i tuoi parenti non ti vogliono vedere, i tuoi vicini di casa non ti vogliono vedere, hai soltanto un'amica, ma ti possono trasformare in una catena infinita di introiti, perché ogni party porta ad un altro party e la tua unica amica terrà un party per te. Così fantastico il loro processo da permettere proprio questo. Quindi combinano il luogo e il processo in questa maniera unica, e questo dà loro un'elasticità sul prezzo enorme, anche un potere enorme sul mercato. Questo è un esempio di processo. E poi ho scritto qua lead generation anziché prospecting, pull anziché push. Questo è un esempio classico. Vediamo come la maggior parte delle persone effettua la pubblicità. Ebbene, fanno una pubblicità di tipo push, ovvero si crea un messaggio che racconta chi sei tu, quello che hai da offrire, quello che fai, e poi tu spingi questo messaggio sul mercato. Quindi lo fai andare sul mercato, quindi martelli tutti quanti di questo messaggio attraverso la televisione, la radio, articoli sui giornali, inserzioni sui giornali, Facebook, indipendentemente dal mezzo. Quindi paghi per fare pubblicità push. In questo modo democratizzi, per così dire, quello che hai speso. Quindi spendi la stessa somma per ogni persona a cui hai fatto questo pushing. Quindi se tu acquisti uno spazio radiofonico
per $4,000 e ci sono 10,000 spettatori, ebbene spendi la stessa somma di denaro per ciascuno spettatore, per ciascun radiospettatore, quindi potete fare voi il calcolo, no? Se hai speso una certa somma, questa quindi si distribuisce a tutti gli spettatori. E poi vediamo invece un altro tipo di pubblicità, che è quello pool. Quindi si basa innanzitutto sull'informazione. Questo tipo di pubblicità offre delle informazioni che le persone vogliono, e su questi 10.000 radiospettatori soltanto 112, per esempio, chiedono le tue informazioni. A quel punto puoi concentrare tutti i tuoi sforzi e tutte le tue risorse su quei 112 che hanno espresso un interesse, e questo trasforma davvero il tuo potere, la tua incisività sul mercato. Se passi da push a pull, se la maggior parte dei tuoi concorrenti fanno pubblicità di tipo push, se tu passerai a pull avrai davvero un vantaggio inestimabile. Vorrei adesso farvi l'esempio più straordinario dell'elasticità dei prezzi che posso raccontarvi. Adesso vi faccio vedere una rivista specialistica per la consulenza finanziaria. Ebbene, chi la legge? Agenti assicurativi, gestori di fondi e così via. Tutti gli altri inserzionisti di questa rivista hanno una metodologia di tipo push. Questo è quello che facciamo: abbiamo questo grandissimo prodotto di investimento, oppure questo prodotto assicurativo fantastico, e tu, consulente finanziario, dovresti presentare il nostro prodotto finanziario alla tua clientela. Ebbene, questo è il tipo di pubblicità push in cui si spinge. Vediamo adesso la stessa società. Questa rivista si chiama Insurance News Net, e vediamo un tipo di pubblicità di tipo pull. Menziona un libro, non menziona neppure la società che vende prodotti finanziari, offre semplicemente una copia gratuita di un libro. E vedete che le persone, per poter ricevere questa copia, devono dare i loro recapiti. Ebbene, questa è la pubblicità. Ebbene, la maggior parte delle società di prodotti finanziari odierebbero un tipo di pubblicità come questo. Dicono: ma dov'è il nostro logo? Dov'è la nostra mascotte? Dov'è che c'è scritto che noi siamo grandi? Ma qui facciamo lead generation, e a quel punto facciamo lead generation e poi concentriamo il nostro marketing soltanto verso questi lead. Quindi cerchiamo le persone che sono più sofisticate nel loro approccio al mercato. Quindi questa è una cosa molto bella. Vorrei mostrarvi un altro esempio che ha a che fare con il processo. Ve lo faccio vedere pezzo per pezzo. E non vi piacerà, però è meglio che vi piaccia. Beh, la maggior parte delle persone quindi amano le cose semplici. Vogliono trovare una soluzione semplice a un problema complesso. Questo è il motivo per cui le persone rimangono sovrappeso per tutta la loro vita, perché vogliono semplicemente la pillola miracolosa, non vogliono quindi seguire una dieta, fare esercizio fisico, prendere integratori. No, questo è troppo complicato. E questo vale anche per gli imprenditori. Gli imprenditori cercano costantemente una soluzione semplice a un problema complesso. Questa è una campagna di marketing, quella che vedrete adesso. Una campagna di lead generation è stata quindi fatta da un mio cliente, che è un business to business marketer nel settore dentistico, ortodontistico. Quindi questo per capire se un lead potrebbe essere interessato potenzialmente a questo tipo di servizio, lo potrà mai comprare e così via. Quindi vediamo adesso il processo nella sua completezza, poi vi faccio vedere delle parti ingrandite. E vedete, qua lo vedete dall'inizio alla fine, e ci sono quattro diverse versioni dell'offerta a seconda di come hanno risposto le persone. Se vedete sulla sinistra, allora viene fatta soltanto un invio di email. Nella riga mediana centrale vedete quindi soltanto la posta normale, quello che è stato inviato via posta normale, e poi quello che è stato comunicato attraverso le telefonate. Quindi tutto è durato 42 giorni. Quindi tutto quello che è stato comunicato ai prospect, se c'è stata una risposta, naturalmente la persona segue un percorso diverso. Vedete che a un certo punto arriva un pacco mandato tramite il corriere, poi ad un certo punto della campagna c'è un seminario, e poi in ultima battuta c'è un webinar. È orribile, sono d'accordo,
Qui lo vedete un pochino più in grande, in due parti, però vedete che la concentrazione è nelle prime fasi e poi diminuisce sempre di più, quindi c'è troppo messo insieme. Sì. Cominciamo quindi a presentare un piano pubblicitario di questo tipo e facciamo una riunione. Ebbene, dopo un po' le persone cominciano a uscire, andare in bagno e rimarrai soltanto con una persona che ti ascolti, perché tutti vogliono le cose semplici. Però in un settore molto competitivo, molto affollato, dove hai tantissimi concorrenti, dove devi fare marketing allo stesso cliente e con gli stessi servizi, ebbene questo cliente è l'unico che ha visto il suo fatturato crescere tantissimo negli ultimi 5 anni. Gli altri concorrenti stanno soffrendo invece. E perché? Perché ha un processo di marketing molto complesso e ha anche un processo di marketing molto semplice. Quindi il mio messaggio è questo: abbracciate la complessità. Se volete mirare all'elasticità del prezzo e se volete dei clienti più redditizi, ebbene abbracciate la complessità, perché abbracciando la complessità potrete distinguervi da tutti gli altri che comunica con i vostri stessi potenziali clienti. E adesso voglio raccontarvi la mia storia più importante. Come vendere materassi da $8,000 a $35,000 in un mondo dove i materassi vendono tra $400 e $800. Tutti conosciamo i materassi, ci dormiamo tutti sui materassi. Alcuni ce l'hanno a buon mercato il materasso, alcuni ce l'hanno da troppo tempo il materasso e si sono conformati, se vogliamo, alla sagoma del tuo corpo. Altri invece hanno materassi più buoni, costosi, e non credo che ci siano più di 2 persone qui che hanno materassi che costino $35,000. Ebbene, questo mio cliente che vende materassi ha un negozio in una zona dove in una zona dove ci sono 30 altri negozi di materassi in un raggio di 30 km. Sono circondati quindi da gente che vende materassi. E il prezzo medio negli Stati Uniti è tra $400 e $800, il prezzo di un materasso. Loro invece vendono materassi da $8,000 a $35,000, questo mio cliente. Quello da $35,000, ve lo devo dire, è fantastico. È incredibile quanto è buono, quanto sia buono questo materasso da $35,000. Perché ve lo devo dire? Perché ci devo credere, perché io l'ho comprato. $35,000 mi è costato questo materasso, quindi ne sono convinto. E forse questo è un appuntino da fare così da parte. Quindi Carla, mia moglie, mi chiede: senti, ma questo materasso ti fa ancora bene alla schiena? E io dico: certo, è il più grande materasso nel quale io abbia mai dormito. Perché comunque il divorzio costerebbe di più di $35,000. Ok. Quindi vediamo qual è il processo di marketing di questa società. Allora, info first, cioè prima le informazioni. Talvolta fanno la pubblicità per il materasso, ma invece loro cosa fanno? Trasmettono informazioni, per esempio per le persone che soffrono cronicamente da mal di schiena, come dormire meglio, oppure per i golfisti, su come puoi colpire meglio la palla e non avere mal di schiena quando giochi a golf. Quindi loro fanno marketing con l'informazione come prima cosa. Questa è la prima parte del processo. Due, fanno poi quello che si chiama pubblicità fuori categoria, cioè vi mostro che cosa vuol dire. Questo per esempio sono l'equivalente delle nostre pagine gialle. Stanno morendo con l'internet. Questo è il classico pagine gialle e quindi qui ci sono le categorie, no? Nelle pagine gialle, che chiaramente, come dicevo prima, non sarebbe il posto giusto dove pubblicizzare. Loro sono nella categoria per i materassi, però sono anche in altre categorie dove non ci sono i materassi. Per esempio, qui pubblicizzano nella categoria di impianti ospedalieri, quindi persone che magari hanno un familiare in ospedale e hanno bisogno poi magari di comprare un materasso per quando tornano a casa. E quindi, per esempio, pubblicizzano anche nella categoria case per anziani, per esempio.
magari la nonna dovete per esempio mandare in casa di riposo, ma se il letto fosse col materasso giusto, magari potrebbe stare a casa un anno in più e costa meno un materasso che non la casa di riposo. Questa è un'altra pubblicità nella categoria terapie per i disturbi del sonno. Quindi ci sono qua medici, qua se hai apnea nel sonno, se russi la notte, quindi loro pubblicizzano qui in questa categoria e sono gli unici venditori di materassi in questa categoria a pubblicizzare. Qui sono siamo nella categoria dei chiropratici e sono pubblicizzati in questa categoria. Allora, il rendimento sul loro investimento nella categoria materassi è 1 a 1, qui è 9 a 1. Spendi un dollaro qui e ti tornano 9 dollari. Nella categoria dove non dovrebbero appartenere hanno un ROI di 1 a 9. Qui per esempio pubblicizzano su una rivista ecologista. Queste sono le persone che mangiano vegetariano, vegano, insomma, pensano che la soia abbia un buon gusto, come dire, che pensano che chiaramente moriremo di riscaldamento globale nei prossimi mesi, e sono questi i lettori di questa rivista. E quindi loro hanno da vendere appunto un materasso naturale ed organico, biologico. Non so cosa vuol dire, magari è imbottito di erba, chi lo sa. E qui vedete, dicono, vi mandiamo le informazioni se rispondete a questo articolo pubblicitario. Adesso torniamo al mio elenco. Quindi, facendo pubblicità fuori categoria, loro a questo punto sono soli in quella categoria. Il loro processo a questo punto parte con qualcosa che deve catturare il pubblico, l'informazione. Poi c'è la terza parte del processo, Tupperware. Per esempio, a uno dei miei gruppi di mastermind abbiamo parlato di Tupperware, come ne ho parlato a voi. Loro si sono detti, se solo potessimo catturare, l'elasticità del prezzo aumenterebbe e non verremmo confrontati con gli altri concorrenti. Quindi un mio amico consulente ha inventato la coreografia delle vendite, la chiamiamo così. Come possiamo spostare, insomma, la persona man mano che gli vendi i tuoi prodotti? Hanno creato quindi la Dream Room, cioè la sala dei sogni. La sala dei sogni, la stanza dei sogni, è nel negozio. È come se fosse una camera d'albergo del Four Seasons, insomma di un 5 stelle. C'è tutto tranne il letto. Poi tu scegli il materasso che vuoi provare. Credo che funzioni così in qualunque negozio di materasso. I materassi sono lì sui letti e tu ti puoi sdraiare su tutti i materassi che vuoi per provare questo, provare quell'altro. Si vendono così i materassi di solito, no? E quindi quello che ti è più comodo te lo compri. E lo hai fatto lì insieme agli altri, non c'è privacy, ti sembrava strano. Insomma, l'hai fatto per 5-10 minuti. Non puoi innamorarti di un materasso, è impossibile quasi. Ne provi 10-15. Di solito non sei scontento e poi quando ce l'hai a casa non ti sembra comodo come ti è sembrato quando eri lì per pochi secondi. Loro invece hanno la loro stanza dei sogni, tu prenoti la camera, scegli il materasso che vuoi provare e te lo arredono, quello spazio. C'è una bella televisione, schermo piatto, tutto quello che troveresti in una camera d'albergo d'alto lusso. E puoi prenotarla, quella stanza, anche per un'ora, anche più di un'ora, e fai in quella stanza tutto quello che faresti nella privacy che vuoi tu, sul materasso, per il tempo che vuoi. E puoi farti una pennichella, oppure se ti vuoi portare compagnia, puoi portarti compagnia, e a quel punto metti veramente alla prova il materasso, lì nella stanza dei sogni. Ebbene, quando questi vendono così, vendono il 100%. Il 100% è il risultato. Nessuno prenota, entra nella stanza dei sogni, prova il materasso senza comprare il materasso. Nessuno. Nessuno. E l'elasticità del prezzo è estrema. 3 su 4, qualunque materasso scelgano,
vengono incoraggiati a cambiare materasso. Sì, ok, adesso vai lì nella sala d'attesa, prendi un caffè e poi adesso cambiamo il materasso, così non ti puoi sbagliare, puoi scegliere meglio. Il 90% comprano il materasso più caro che gli hanno offerto da provare. Per i clienti che vengono da fuori città, il 20% dei loro clienti sono persone che prendono l'aereo per andare in questo negozio dove allestiscono la stanza dei sogni. Hanno delle suite dei migliori alberghi, appunto nella città dove operano, e tu se vieni a comprare dormi in una di queste suite e tu dormi su quel materasso che comprerai. Quindi tutto questo ha a che fare con il marketing di processo. E si sono posizionati come esperti del sonno, non sono venditori di materassi, sono esperti del sonno. Non è un negozio di materasso il loro, non ha per nulla le sembianze di un negozio di materasso e non funziona come gli altri negozi di materassi che abbiamo mai visto. E il processo della Dream Room, della stanza dei sogni, ha un'efficacia del 100%. Questa è una cosa straordinariamente potente. Pertanto, il loro negozio, che è a Lancaster, nel Pennsylvania, peraltro è nella zona degli Amish, nella Pennsylvania, devi andare a Pittsburgh o a Philadelphia e poi ci devi andare in automobile, insomma, se non abiti nella zona è un bel viaggione. Il loro negozio, e questo non dovrebbe sorprendervi, dal punto di vista degli utili per metro quadro, batte tutti i negozi di materassi negli Stati Uniti, eccetto 6, e quei 6 sono in aree dove il posto determina il prezzo, come per esempio Beverly Hills a Los Angeles in California. Quindi, a parte questi 6-7 negozi di materassi, loro battono tutti gli altri, e sono a Lancaster, un paesino, e sono circondati da negozi di materassi, ma il loro processo di marketing è di gran lunga superiore a quello che fanno tutti gli altri, la concorrenza. Nessuno si avvicina a loro. Perché qualcuno compra un materasso da $35,000? Perché? Nessuno compra una Lamborghini per andare a lavorare. E questo forse è l'ultimo concetto da cogliere qui e portarci a casa. Certo, deve avere 4 ruote, deve partire il motore, deve portarti da A a B, questo è quello che ti aspetto, ma nessuno si compra una Lamborghini per andare in ufficio, nessuno se la compra per ragioni funzionali, assolutamente. La Lamborghini si acquista per ragioni emotive che partono dalla propria identità. Io sono il possessore e pertanto io sono. Il 5% della popolazione si comporta così nei confronti di tutto. E sono quelli che pensano, io posseggo, pertanto sono. Quando gli si offrono 4 opzioni, loro sceglieranno sempre l'opzione di prezzo più alto. Se tu non gli offri un prezzo superiore, forse si accontenteranno di quello che gli offri, però ti avrebbero dato molti più soldi se tu gli avessi offerto l'opzione del prezzo più alto. E questo solo per chi sono loro. Inoltre, se tu puoi connetterti con quel 20% di una qualunque categoria che compra secondo questa modalità, tu venderai a quelli. Allora, il principio di Churchill è un bel libro, ti dovrà piacere la storia per leggerlo. Si chiama No More Champagne, non c'è più champagne, ed è la storia di Churchill e la sua relazione con il denaro. È affascinante come fosse pessimo a gestire le sue finanze, è straordinario. Ebbene, il titolo del libro viene dal fatto che una volta il suo contabile gli dice: senti, mai più champagne, non puoi più bere champagne, devi smettere di bere champagne. Era veramente rimasto senza soldi, non ti puoi più permettere nemmeno la casa, non puoi più comprare casse e casse e casse di questo champagne esageratamente costoso, non puoi continuare a comprare questi sigari così costosi. E Churchill gli rispose: ma perché essere Winston Churchill se io non posso bere il mio champagne e fumare i miei sigari? Se io non fumo i miei sigari e non bevo il mio champagne, io non sarò Winston Churchill.
Questa è stata la sua risposta. Ebbene, tutti hanno questo pensiero su qualcosa. Quel qualcosa cambia da ciascun individuo all'altro. Se tu puoi trovare chi pensa questo su quella cosa che vendi tu, allora tu puoi fare tutte le altre cose di cui abbiamo parlato. E allora a questo punto la tua elasticità di prezzo diventa enorme, straordinaria. Più prezzo e più utili fai, e quindi più potere detieni sul mercato. Forse l'hai già sentito in giro, ma Frank Merenda ha finalmente portato in Italia quello che viene definito il tesoro del marketing a risposta diretta. Una piccola perla che The Millionaire Maker, il fabbricante di milionari, ha ideato nel lontano 1995. Di cosa sto parlando? Dell'unica originale newsletter mensile scritta da Dan Kennedy di suo pugno. Sono arrivati, tradotti per la prima volta in Italia, i principi fondamentali di uno dei più grandi maestri del marketing di tutti i tempi. Non ci sono trucchetti o piccole tecniche che valgono oggi e spariscono domani, ma i principi eterni del marketing. Validi online e offline, attraverso qualsiasi crisi economica e cambio radicale del mercato. Tutti i più grandi formatori di marketing mondiali hanno nella loro libreria volumi e volumi di Dan Kennedy. Lui è l'origine del marketing a risposta diretta. Per un attimo, due anni fa, il mondo del marketing e dell'imprenditoria mondiale ha temuto il peggio, quando le condizioni di salute di Dan sono peggiorate improvvisamente. Ma nel suo perfetto stile cowboy, Dan si è ripreso. È tornato in pista con la più straordinaria newsletter lui abbia mai creato, l'unica scritta davvero di suo pugno. Per questo Frank Merenda ha deciso che il rischio che abbiamo corso è stato troppo grande per vederlo ripetersi. Il pericolo di perdere i contenuti dell'uomo che ha cambiato le sorti a migliaia di imprenditori ha spinto Frank a portare in Italia la sua newsletter. E tu, oggi, hai la possibilità di averla ad un prezzo straordinario. Infatti, se ti abboni ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon, avrai il volume del mese corrente, un volume in regalo direttamente a casa tua, che avrai anche in formato digitale. Una lezione di Dan Kennedy mai venduta prima, in formato video nella tua area riservata. La prima lezione di The Secret Box, il colloquio fra il genio americano e quello italiano di Frank Merenda. Tutto questo ad un prezzo irripetibile. Cosa aspetti? Abbonati ora a Dan Kennedy's Marketing Saloon. Disdici quando vuoi e lo ricevi comodamente a casa tua. Clicca subito il link qui sotto e non perdere l'offerta speciale. Fermo, dove credi di andare? Te ne stavi andando senza iscriverti al canale, vero? Vedi di non farmi arrabbiare, iscriviti subito e attiva la campanellina. Non vorrai mica perderti la prossima diretta con tutte le strategie utili per raggiungere il successo, giusto? Allora fai il bravo, iscriviti ora.